abbiamo visionato alcune campionature per la realizzazione della pavimentazione in cocciopesto provvisoria per consentire la festa, che si possa arrivare alla festa di Sant'Agata, per poi procedere successivamente a un progetto di riqualificazione a cura dell'ente proprietario. Stanno già rimuovendo l'asfalto, penso dopodomani si potrà iniziare a ricollocare la pavimentazione tradizionale. Trattiamo la superficie come una lacuna e quindi sarà un pavimento a base calce con inerti e successivamente appunto la pavimentazione definitiva. Credo che, come si vede chiaramente e ampiamente, non esiste nessun pavimento ottocentesco. Semmai c'è un asfalto seicentesco che forse potremmo custodire e conservare. Ecco, a parte lo scherzo, si vede con chiarezza che non esiste nessun pavimento ottocentesco, non è stato occultato nulla. Adesso i tecnici hanno preso accordi con la sovrintendenza per quello che sarà la soluzione. Una soluzione che rimane a carico della cattedrale, quindi dovremmo vedere anche di poter reperire i fondi per questa che è una situazione straordinaria. E quello che si farà lo vedremo nei prossimi giorni, pian piano, è un lavoro che sarà provvisorio ma che certamente farà attenzione da una parte alla sicurezza e dall'altra parte a quello che può essere insomma il sufficiente bello da poter ospitare la nostra gente con serenità.